Ciao ragazzi, allora siamo su un nuovo gioco PlanetSide 2. Allora, ve lo dico, questo gioco è uno dei tanti giochi che avevo prima di aprire il canale. Infatti, come vedete, questo mio personaggio si chiama Futongan32. Ho altri due personaggi, tra cui Scleror e Juggernaut. Però la particolarità di questo gioco qual è? Che tu hai tre fazioni. Ovvero il nuovo conglomerato, quello che sto selezionando io, quello di livello 16, il nuovo conglomerato si chiama. Poi abbiamo la sovranità Vanu, che è questo passaggio di livello 7. E poi abbiamo la Repubblica Terrestre che è livello 1. Questo da poco l'ho incominciato. Allora, mo più avanti vi spiegherò i dettagli del gioco, il tempo che entriamo in partita. Ovviamente entreremo con il personaggio più forte, perché questa è giusto una panoramica, perché ci sono fa da farvi vedere gli altri armamenti e le altre classi, perché con questo personaggio già le ho sbloccate tutte, quindi conviene farvelo vedere direttamente con questo. Quindi andiamo. Ok, allora eccoci qua. Allora, piccola panoramica generale. Allora, questa è la base, ma ve la faccio vedere prima dall'esterno. Ok, questa è la base nostra, dove in questa zona, come dire, siamo noi che comandiamo del nuovo conglomerato, perché la mia fazione si chiama Nuovo Conglomerato. Allora, adesso vi mostro un poco la mappa, ma prima di questo vi voglio mostrare le tre mappe, ci sono più di una mappa. Ci sta Kiltir, Amerish, Indar, Esamir, VR e Ossin. Sto a Ossin. Bene, ok, qua si trovano le armi con le relative classi. Io uso assalto pesante perché è la mia migliore classe. Infatti, come potete vedere, alla pistola ho, diciamo, la medaglia. La stessa cosa con il bazooka che si chiama Strike. Poi, a livello di classi abbiamo ovviamente il cecchino, questo qua. Poi abbiamo l'assalto leggero. Abbiamo il medico da campo. Abbiamo l'ingegnere. Allora, state pensando, questo che sto usando io è l'unità massima. Questa è l'unità massima per l'unità anticarro. Ok, poi abbiamo, ovviamente ogni classe ha la sua propria abilità. E oltre alle classi dei soldati ci sono anche i veicoli. Questi sono i veicoli terrestri. Abbiamo il Flash, che è il Quad. Abbiamo Arreser, questo ancora lo devo sbloccare a livello 22. Abbiamo il Surrender, che questo qua è un veicolo di squadra. Questo è il carro armato leggero Lightning. Poi abbiamo il Vanguard, che si sblocca a livello 20 ed è il carro armato pesante. Ok, questa è la classe dei veicoli terrestri. Ora vi faccio vedere gli aerei. Sì, perché ci sono pure gli aerei. Abbiamo il Reaver, abbiamo il Valkyr, il Liberator e il Galaxy. Ovviamente io ho il Reaver perché si sblocca a livello 12 questo qua. Ogni singola, diciamo, classe dei veicoli potete scegliere le armi e altrettanto potete fare con la classe dei soldati. Bene, detto questo, direi che ci gettiamo in combattimento facendo così. Dando un po' di tempo. Entriamo in combattimento. Per difendere, infatti, già ne vedo uno. Dovrebbe essere tipo qua. Aspetta, mi metto. Ovviamente mi uccideranno. Eccolo qua, aspettate. Ah, infatti, io faccio così. Ho sbagliato. Cambia veicolo. No. Ok, ho la torretta. Questa in pratica è una torretta difensiva che ha proprio il Surrender. Allora, quando non ci sta nessuno. Vabbè, dai, andiamocene allora. Il veicolo, quando si mette in posizione di dispiegamento, in pratica serve per
aiutare gli altri della squadra a spawnare. Se nel caso in cui non abbiamo il nostro punto di spawn, il surrender serve proprio a questo. Qua a quanto pare abbiamo la sovranità Vanu, quindi siamo arrivati al posto. Mi dispiego e andiamo. Questa è la nostra zona e dobbiamo impedire che ci venga tolta. Siamo un esercito qua, quindi... Era mio, però, grazie. Ok. Abbiamo uno nel laterale, come vedete dalla mappa. Ora ve la ingrandisco. Abbiamo... Allora, noi siamo il 73% di unità... E la sovranità Vanu ha soltanto il 25%. In pratica non li stiamo facendo muovere. Sono tutti fuori, stanno. Quindi io non farò una kill proprio per il semplice motivo che... questo posto è ben fortificato, quindi per questo me ne vorrei andare. Ma ti levi dalle palle? Quelle qua, questo è il mio veicolo, ma io non lo so. E devi andarci a questo punto, è inutile stare qua. Stanno tutti all'esterno, noi ce ne andiamo a questo punto. Vuoi salire? Ok, andiamo. Andiamo, sta a 650. Però è brutto che sto lightning è dannatamente lento. Ok, li abbiamo respinti. Ovviamente evitiamo la battaglia e ci facciamo il giro a lungo. Che palle! Stavo andando addosso a questo, perché in pratica ci sta anche il fuoco amico in questo gioco, capito? Ma io non lo so, ma sono gli altri che mi vengono addosso. Ah, poi intanto ho questi qua che mi difendono, avendo le torrette. Dai, facce da... Cazzo. Ma io se ce ne usciamo da qua, mi sa che muoio. No, se mi arriva un altro missile me ne vado. No, 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 via, via. Crepate voi, io no. Guarda un poco. Brutto stronzo. Muoio perché la torretta... Torretta di merda. Ma quando mai sono venuto in forza adesso? Bene. Non poteva venire partita peggiore. Sono mezzo... quanti siamo? Ah, in 18. In pratica la zona è quasi nostra. Ottimo. Però vorrei fare una kill, per cortesia. Gioco di merda. Preferisco più questo che giocare a... A... Fortnite. Allora, 88%. Ok. Ok, bene. C'è qualcuno, li inculiamo pure. Ma dai, però io voglio uscire, voglio combattere. E sei scemo, dove spara? Vabbè, non ci sta un'anima, com'è possibile? Ah, vuoi quella all'interno con la torretta. Ma boh. Attendimi, ti spiego e entriamo in combattimento di nuovo. Bah, non lo so, volevo far vedere una scena di combattimento, però non è stato possibile. Bene, però abbiamo ottenuto i bonus, il vantaggio ci sta, dai. Guarda nel lato positivo. Abbiamo fatto un combattimento, però almeno. Ok, io tanto vale che faccio così a sto punto. Qua. Manco ci fosse l'esercito. Ci stanno quelli della sovranità Vanu, a quanto pare. Va bene, va bene. Sempre ci metto sempre il surrender. Vai qua, come un passaggio? No? Va bene, me ne vado, ciao. Sta alle spalle, quindi dobbiamo fare il giro del ponte e...
No, questo mi viene addosso. Non ti permettere, che palle. Momento, lo so, è ingombrante se esaurrende, però un momento, ok. Andiamo. Stiamo andando anche bene. Guarda un po', dai, però non lo so. Muri. Ah, godo. Vaffanculo, me l'hanno distrutto. Aspetta, portami con te, grazie. Oh, ma che fastidio, che palle. Possiamo tranquillamente andare adesso. Sperando di trovare qualcuno nell'arco di 100 miglia. Oh, bene. Già prima kill per noi, grande. Cazzo. Ci mi sa che ci sta l'aereo. Dobbiamo sovraccaricare lo scudo. Sovraccaricare sta cosa, dai, grande. Ok, qua è com'è? Ok, qua. Ah, buio la finestra. Vedi che. Ma cosa? Dovete sovraccaricare lo scudo? Ma perché non si sovraccarica? Boh. E allora però noi come entriamo all'interno? Voglio capire, boh. Non lo so. Cioè devi farti un giro totale qua. Dai, che cazzo, l'ho proprio visto. Gon, no, no, che palle, dai, ma lo lontano. Ah, ci stanno anche conquistando qua. Bene, continuiamo. Perché l'ultima volta ci hanno ammazzato. Oh, gioco di merda. Guarda, questo mi è comparso avanti. Ma dai, così no. Ma è proprio sfortuna nera. Livello 102. Ma perché non muori di crepaco nella realtà, sto bastardo? Ma non lo so, me li trovo avanti. Boh, non è nemmeno Fortnite. Forse nemmeno Fortnite, ma... Chi è? Yo! Sta qua dietro. Sai, l'ha utilizzato questo. Muovete il sedere là fuori. Muovete il sedere là fuori, stiamo perdendo. Ma 20 secondi, qua ci hanno conquistato. Attenti, aspetta, prima che... scade il tempo, voglio prendere un veicolo e me ne vado. Dove sono spawnato? Boh. Sopra la metà vanno. Il nemico ha conquistato la struttura. Sta merda. Ma what? Che cazzo di paura! Ho fatto headshot completamente casuale. Ma questo lo elimino con la pistola, vaffanculo. Thank you.
Stava con la torretta, non me sono proprio accorto. Ma sembra questo. Figlio di puttana. Abbiamo un sovrendere, vabbè. Dai, ma no. Sono sopravvissuto, non so come. Tutte merde. Chissà, deve trovare avanti, vaffanculo, va. Ah, se mi sarebbe buttato, mi ha visto. Dove stagliare le spalle? Abbiamo anche un lightning. Allora, lightning e il carro armato. Sovrendere e veicolo squadra. Adesso mi viene addosso, mo. Sto salito l'albero. Grazie. Possiamo ancora vincere. Ma stai. Sta il sorrendere qua. Vabbè, non posso fare niente. Sono morto. L'ho visto là. Dov'è? Guarda un poco alle spalle. L'ho visto di qua. Mi sono flashato. Sembra questo. Va bene. Ci è andata male. Allora dai, forza. Togliamoci questo coso e andiamo. Ma che palle, sono entrati. Perché non si ti spiega? Guarda un poco. A posto, ci spieghiamo e andiamo. Niente, dobbiamo entrare e conquistare la zona, pazienza. 3 minuti e non poi riusciamo a fare. Spero qualche kill, perché comunque di kill ne abbiamo fatte 2 o 3. Quando vai l'obiettivo è conteso. La SMA, vabbè, farà distruggere, tanto abbiamo lo spawn in base. Godos bastardo. No, vabbè, dai, ma non lo, il mirino si è buggato, ma non lo so. Ah, bene. Che cazzo! E vaffanculo. Che cazzo è stato? Abbiamo un aereo. Siamo per conquistare. Devo ritrovarmelo. Ma che palle! Mi hanno riempito di buchi. Poi sta rianimando, grande. Sto ricaricando. Hai impressionato gli alti gradi. Bel lavoro. Dai, ma non mi solo a me. Guardacene quanti ce ne stanno. Che coglione. Dai, teniamola la zona.
Se metto col cecchino lincio un po', che so. Che allora abbiamo. Ma io non lo so, com'è possibile? Beh, non faccio vedere un po' pure il cecchino, ma vedete un poco. Perché onestamente, ma che palle, dai, lo stracazzo di muro avanti alle palle. Questo non passa di qua. Ma non spara! Non spara! Ragazzi, non spara, veramente, lo giuro, non ha sparato! Non ha sparato, non ci voglio credere! Non ha sparato! Ma veramente! Non ha sparato! Ah, che brutto! Vediamo un po' qua dove si porta. Ah, pugno qua. Ho fatto il giro in turno in pratica. Ottimo. Che bello. Ma si qua. Vado. Oio. Guarda questo. Camper. Ma che palle. Vabbè, dai, aspettiamo questi ultimi due minuti, dopodiché stacchiamo. Oh, con la pistola headshot. Vaffanculo io. Non arrenderti, ce la possiamo fare. Oh. E siamo a due con la pistola, grande. E tre col cecchino. Assistenza. E siamo a quattro con la pistola. Mi dovete succhiare le palle. Che azione epica. No! Che palle! Dai! Ah, l'aereo di tua sorella! L'azione è stata bella, l'azione che abbiamo fatto. Possiamo ancora vincere. Va eliminato quell'aereo però, eh! È un problema. Dove sta? Dove cazzo sta? Voglio vedere una cosa, ci metto qua. Dov'è? Stava alla spalla. Ma no, alle spalle, figlio di puttana. Stiamo per perdere questa struttura. Ah boh, se la perdiamo e moriamo e spawniamo e chiudo il video, Ho 40 secondi qua. Salta. Oh, ma sta qua. Oh, headshot. No, 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 headshot, no, headshot. Allora, vai a sparare. Strage di nuovo con la pistola. È quello dietro e questo davanti. Grazie, mi impallinate, figli di puttana. Sembra che stiamo a Cina. Quindi mo direi che chiudo il video, il tempo che finisce il caricamento. E bene ragazzi, io direi che il video si può concludere qua. Spero che questo gioco vi sia piaciuto. Se volete questo gioco, se volete giocare con me, avete la PlayStation. Questo gioco è free to play, è una closer beta, quindi se volete scaricare è gratis, andate tranquilli. Si gioca anche senza abbonamento.
Ve lo dico però, le partite sono infinite, quindi quando lo volete staccare perché vi scocciate, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.